Continuano gli incontri di Confcommercio con i leader politici in vista delle elezioni del 4 marzo. Nella sede nazionale a Roma, il presidente Carlo Sangalli e il Consiglio Generale Confederale hanno ospitato il leader di Noi con l'Italia, Raffaele Fitto. Attenzione al ceto medio produttivo è stata la parola d'ordine del parlamentare europeo, che ha affrontato temi chiave come l'aumento dell'IVA, spiegando che l'unica strada per scongiurare le clausole di salvaguardia è la riduzione della spesa pubblica, individuando priorità e sprechi. I costi delle regioni fuori controllo, le municipalizzate inefficienti, l'aumento costante del fondo sanitario. Per ridurre la pressione fiscale, Fitto parte dagli interventi sulle tasse locali, che vanno a coprire anche i costi regionali della sanità e gravano troppo sulle imprese. Sì a una flat tax realistica con un'aliquota al 23%, sì all'introduzione di una no tax area che comprenda anche lavoratori autonomi e all'ampliamento del campo delle detrazioni. Quanto agli immobili, il leader di Noi con l'Italia ha fatto notare che la detassazione della prima casa non basta, ma è necessario intervenire anche sugli immobili strumentali delle imprese. L'Europa non è un nemico per Raffaele Fitto, ma una risorsa che spetta alla politica utilizzare al meglio per sostenere le imprese e l'occupazione. Quando noi parliamo del tema delle clausole di salvaguardia e dell'aumento dell'IVA, dove vogliamo dare delle risposte? Vogliamo dire con chiarezza, e noi siamo per dirlo, che bisogna intervenire per ridurre la spesa pubblica inefficiente in questo Paese? Negli ultimi 10 anni è aumentata di quasi il 100%. Vogliamo dire che questa spesa pubblica ha prodotto una efficienza e dei risultati positivi nel nostro Paese?